Oggi una giornata bellissima, tutta colorata, piena di ospiti e di amici. E anche... Eccoci qua. E poi di due prodotti fantastici. Non solo fantastici, ma gioco in casa. Li produco io, sono i miei. Ah sì? Li ho visti crescere, guarda. Cioè, tu produci aglio e scalogno? Sì. Qui parliamo... Quindi dovrò per forza assaggiarli a questo punto, perché devo capire la qualità. Certo, certo. Questo è un aglio rosso di Proceno. Sì. È molto delicato, digeribile. Per Ilaria è già avanti, perché sta già andando avanti con la ricetta. Allora. Prima ricetta a base di aglio da una parte, ma anche di scalogno. La seconda ricetta. La seconda ricetta, va bene. Allora, partiamo dai ravioli ripieni di aglio e ricotta. Ok. Qui io sto schiacciando degli spicchi di aglio che, come vedi, ho fatto bollire nel latte. Ottimo. Ma è un'operazione lunga perché va bollito, scolato, rifatto 3-4 volte questa operazione. Ma senti, ripensando a quello che ci ha raccontato la nostra ospite, sì, Silvia Salemi, ma secondo te dopo aver... diciamo così, consumato un piatto del genere, si può parlare con qualcuno oppure no? Assolutamente sì, perché come ti dicevo, questo tra l'altro è un aglio di una biodiversità molto particolare. E che poi, certo, siamo sempre lì, le dosi, tu ti mangi un quintale, ma se ne mangi uno va benissimo. Okay. Allora, questo è pronto, sì, abbiamo fatto, quindi abbiamo detto, dell'aglio bollito nel latte. Tu hai già steso la pasta. Ho steso la pasta. Ottimo, mi lavo le mani così almeno ti posso dare una mano. Io intanto metto un rametto di basilico nell'acqua che sta bollendo per profumare l'acqua. Sì. Ah, questa non la sapevo. Poi dopo quando vieni mi ci metti per favore anche un goccio d'olio. Va bene. Questo invece l'ho imparato, di mettere nell'acqua bollente un po' d'olio. Eccolo, ecco, qui. Io faccio le palline per chiudere i ravioli. Quello servirà per non far attaccare poi i ravioli uno con l'altro. Benissimo, okay. Chissà se riuscirò a chiudere un raviolo. Allora, guarda, io adesso... Ah, prima di chiudere... Insegnami. Guarda, spruzziamo. Così si ammorbidisce la pasta? Si ammorbidisce e fa da colla, da collante. Ottimo. Quindi noi andiamo a chiudere. Forse oggi ce la farò. Chiudiamo. Io te li passo e tu me li sigilli bene. Ah. Ok, vai, chiudi bene tutto e butta nell'acqua. Va bene, allora, chiudiamo perché sennò poi fuoriesce il... contenuto, ok. Tra l'altro, sai che questo weekend a Proceno c'è la sagra della bruschetta? Ah sì? Che è il modo migliore per assaggiare l'aglio, e vai. Aglio a go-go proprio. Aglio a go-go qui. Io poi devo dire la verità, mi piace molto. Ogni tanto si lo mangio. Si può avere anche una cucina senza aglio secondo te? No. Brava. Assolutamente. Allora, appunto, ce ne abbiamo altri già fatti. Ok. Che in questo studio sempre sono tutti vero di bocca buona. Eh sì. Allora, non aspettano altro che questo momento qui. Ok, infatti io mi giro e poi non trovo più niente. Esatto. Vabbè. Io qui ho preparato intanto una base di pomodorino. Senti, quanto devono cuocere questi? Il tempo che vengono a galla è un minuto, perché un la pasta è fresca. Ok. Pomodoro confit. Abbiamo fatto, appena saltato in padella, sempre il profumo di basilico. Ok. Possiamo provare a tirare sul primo. Non è ancora venuto a galla? Su. No, nessuno. Diamo per buono che sì. Va bene. Allora, il primo. Il primo. Ale. Bene così? Vai. Lo dobbiamo scolare un po' di più forse? Il secondo. Ecco, ecco, questi stanno venendo a galla, molto bene. Togliamo. Abbiamo quindi dato ancora più profumo di basilico. Il basilico. Perfetto. Beh, direi che 4 per... no, forse 5. 5 al centro, sì, bravissima. Sì. Poi a te come al solito. Bisogna sempre... cioè, è una regola quella del... sì, del numero dispari. Sì, okay. Al centro va benissimo. Vai, okay, col filo d'olio, che tu sei bravissimo. Filo ormai. D'olio, ecco qua. E c'era. Sì, sì. E questo è il primo piatto, un raviolo. Primo piatto all'aglio. Teniamolo qui, mi raccomando, non assaggiamolo ancora, c'è tempo oggi. Allora, Seconda ricetta. A base ovviamente di scalogno, perché brava. Io ricordo al nostro pubblico da casa, magari qualcuno si è sintonizzato solo ora, che noi stiamo facendo una sfida tra aglio da una parte e scalogno dall'altra. E ricordo anche al nostro pubblico qui in studio che fra poco ci sarà la votazione, fra poco però. Allora, io ovviamente sono andata avanti, sì, ho sbucciato lo scalogno, ho fatto a rondelline e messo a bollire. Sì. Qui adesso ci possiamo mettere un po' di aceto. Aceto di vino bianco. E un po' di zucchero, perché così li sbollento e rimangono più digeribili. Allora, un pochino. Nel frattempo io preparo la pastella. Questo è zucchero? Che sì. Non metta il sale? No, è zucchero, zucchero. Va bene, dai, faccio così. Bravissima, andiamo a sbollentare, questo sarà il risultato finito.
Questo è un altro trucchetto, quello di mettere lo zucchero? Sì, beh, diventa un agrodolce, aceto e zucchero. Ecco, qui stiamo facendo una pastella veloce. Sì. Per farlo impastellati e fritti. Bene, quindi abbiamo fatto un primo, adesso ovviamente facciamo un secondo, passo completo. Sì, io questo è anche un antipasto, anche possiamo, dopo ti faccio vedere come te lo do, eh. Va bene. Ok, mi raccomando, serve uno shock termico importante per avere un buon fritto. Sì. Quindi intanto una pastella leggera, abbiamo messo l'acqua frizzante perché le bollicine servono a fare aria, a gonfiare la pastella, e deve essere ghiaccia. Oppure mettiamo la pastella in frigorifero. Per 10 minuti? Deve essere ghiaccio e lì bollente. Allora lo shock termico blocca subito, diciamo, il croccante e non fa assorbire l'olio, quindi rimane un fritto più leggero. Beh, insomma, questa è una ricetta abbastanza delicata da fare, perché se sbagli un minimo... Vediamo, quindi facciamo la prova se l'olio è abbastanza caldo. Facciamo la prova. Facciamo la prova. Proviamo. Vediamo. Così, ecco, però vedi che viene subito la galla? Sì, è vero. E quindi vuol dire che ha assorbito poco olio. Ottimo. Servirebbe quindi ancora, è anche un fritto, ma è un fritto un pochino più leggero. È leggerissimo. Poi abbiamo messo soltanto acqua, quindi anche i bambini. Cosa vedi? Allora, nel frattempo, Ilaria, io voglio chiamare qui Sabrina Zeppa, docente di alimentazione presso l'Università degli Studi di Urbino, e Sonia Donati, il nostro tecnico agricolo. Questo è per te. L'assaggio adesso?